Raga, l'anello che abbiamo dato a nostra moglie ce l'ha lui. Dimmi, quanto hai vissuto da Uno, villaggio? Non saprei, nell'incubo si perde la cognizione del tempo. Seguite il ritmo! E dove trovavi? Sì, signor Sire, sergente! Lavoravo per un paio di campi, come cacciatore di taglie soprattutto. Curiosi? Oh, entrambi. Ero famoso per il mio talento nel seguire le tracce. Beh, quali campi? Dove sono? Oltre la valle di Farewell, ma i denti, non conta più andiamo. Ormai. I furiosi li hanno spazzati via. Sì, signore! Russell ha detto che eri a Silver Lake quando è caduta. Sì, una bella Al pioggia di lavoro, merda, gente, credimi. dateci dentro! Sopravvissuti? Ok, sergente! Sì, signore! Qualcuno. Porca puttana. Tieni, prendi questo. Sono crediti della milizia. Per aver aiutato i miei. Da usare negli spacci del campo. Ok. Se vuoi unirti a noi, stai pronto. Stiamo per partire in missione. Che genere di missione? Te la cavi a cercare tracce? Sì, direi di sì. Qui non è vita da randaggi. Si combatte una guerra. Sei all'altezza? Sapete fare di meglio? Posso arruolarti, ma è il colonnello a renderlo ufficiale. Se rimani e dai una mano, ti porterò io da lui. Puoi contarci. Bene. Dio santo. Quello stronzo ha il mio anello. L'ha preso a Sara e magari di nascosto perché lei non gliel'avrebbe mai dato. Ma questo significa che sarei qui. Cazzo, minchia, raga. Così che credi di seminare i furiosi? Beh, ti sbagli. Forza, devi impegnare. Ehi, tu non hai l'aria del soldato. No, infatti, sono Wade Taylor, ma chiamami Wade. Deacon St. John. Stai scherzando? Deacon St. John, il tuo vecchio era un prete o cosa? No. Beh, un nome coi controcazzi. Ok. Hai visto, amico? Questo posto è un vero sballo. L'ho visto. Allora, vuoi arruolarti e entrare nell'esercito, giocare al soldato? Non lo so, può darsi. Ascolta, sembri appena arrivato dall'incubo, non è vero? Sì, ero lì fino a ieri. Non vedo l'ora di vedere il colonnello chi per me. Ero in viaggio con altre persone, ma ci siamo separati. Tu hai mai visto questa donna? No, bello, ma non è affatto male. Me la farei volentieri. Ora devo andare. Vogliono controllare i suoi pidocchi e cose così. In bocca al lupo, Deacon St. John. Ragazzi, che nuovo. Minchia, raga, me la farei volentieri. Non si ricorderebbe di Sara neanche se l'avesse preso a sberle. Dai, Sara, andiamo. Dove sei? Sei qui, da qualche parte. Magari in questa tenda. Fuori, proteggere e servire, eccolo qua. Va bene, ho letto questa nota, raga, non è niente di interessante. Per fortuna io e Sara non abbiamo avuto figli. Perderli deve essere. Semplicemente era di una famiglia che ha perso appunto i figli. Allora deve essere questa. Sara? Sara, sei qui? Il colonnello, tenente, che cazzo è? Stiamo per partire. Tu ci sei? Pronto, quando vuoi. Ci hai lavorato molto? Sì, abbastanza. Aprite! E sai guidare? Sei in gamba? Sì, me la cavo. Se vuoi entrare nella milizia devi dimostrarlo, ok? Prova a starmi dietro, se gioco. Guarda qua come cazzo è tutto devastato, raga. Sta tipo di zona è una delle mie zone già preferite, perché io amo tutte queste ambientazioni così post-apocalittiche. Infatti su Cyberpunk lì, poi vedrete un'altra cosa. Eppure i tronconi sono anneriti. Appena finiremo questa serie. Qualcuno ha tagliato gli alberi e poi li ha bruciati. Hai buon occhio. Noi la chiamiamo la zona morta. Usiamo il legno per costruire le barricate, poi bruciamo tutto. Così è più semplice avvistare le orde dall'avamposto. E poi? Ho
Volete demolire anche tutti gli edifici per distruggere i nidi di erranti e larve? Conosci i furiosi, eh? Ve l'ho detto, sono stato nell'incubo per mesi. Allora qual è il vostro piano? La milizia vuole radere al suolo tutto quanto? Siamo in guerra, St. John, e faremo di tutto per vincerla. In guerra? Perché? Non ti sembra una guerra? Hai vissuto nell'incubo? Hai visto le orde? Beh, per fermarle serve un esercito. Il nostro esercito. Servirà molto più di un esercito. Beh, abbiamo un piano. Il colonnello ha deciso. Vuole avvolarti. Mi hai chiesto dei superstiti di Silver Lake. Stai cercando qualcuno? No, non esattamente. Insomma, mesi fa viaggiavo con altre persone. Ho pensato che forse erano finite lì. Ah, credevo stessi cercando qualcuno. Per una taglia, intendo. No. Ho inseguito uomini per chilometri, ma mai così lontano. Non ne vale la pena. Ah, che il colonnello è Sara, raga, ha avuto lì. Vabbè, non sarebbe un po' troppo. Forse impossibile. Caporale, il capitano è qui. Abbiamo finito. Ricordati la lapide. Sì, signore. Va bene. Voi tornate a Diamond Lake e prendete Taylor, giusto? Signor, sì. Dal colonnello. 1800. Signore? È l'ora in gergo militare. Dovresti saperlo ormai. Sì, signore. Ora fuori dai piedi. Signor, sì. Trovato niente? Quando è che Vasquez si è presentato al campo? Un paio di settimane fa. Non ha perso tempo. Ma che diavolo? Avete problemi con i rifornimenti? Vi hanno attaccato i predoni? Già. Ok, allora è meglio proseguire a piedi. A piedi? Perché? Vasquez è venuto qui per un motivo. Non posso rintracciarlo in moto. Ok. Chissà se questo qui ha trovato l'anello, perché non faccio altro che guardargli l'anello. Quindi non ci sono impronte da seguire. Dai, voglio controllare il capanno. Ok, ti seguo. Io voglio capire se lui quest'anello l'ha preso a Sara o magari l'ha trovato semplicemente, ma sappiamo che è di Sara, quindi potrebbe essere solo una prova che Sara è stata qui. Potrebbe servirmi. Taglio nella rete. Niente ruggine. È recente, quindi. Esatto, vieni, andiamo. Come ehi, siamo dei segugi. Un attimo, guarda. Tracce? È già. Merda di furioso questo. Non direi. Via, vattene! Ma che fai? Gridare ai lupi? Dovrebbe funzionare. Dipende. Attento, altri lupi! Ho visto! Luce aumenta. Ricarico, cambio caricatore! Mi copro! Merda, sono quasi a secco. Era l'ultimo, credo. La carcassa, se ci dice qualcosa. Il tuo uomo non si accontentava delle razioni. Un colpo preciso dritto in testa. I lupi hanno sentito lo sparo e hanno preferito il cervo a Vasquez. Sì, il resto del branco è arrivato da quella parte, da est. Dici che hanno inseguito Vasquez lasciandone uno a guardia della carcassa? Penso di sì. Avanti, vediamo se hai ragione. Ci sono molti lupi da queste parti, non infetti, intendo. Ma se ti sparo mi dai l'anello? Di continuo. Quando ero piccolo, un po' di anni fa, non c'erano lupi in Oregon. Qualche coyote, forse, ma niente lupi. Allevatori, contadini e boscaioli li avevano portati all'estinzione. Sembra siano venuti a riprendersi la casa. È uno zaino. E lui si è sfilato lo zaino per scappare. No, per guadagnare tempo. È atterrato sul culo, ha cercato di rialzarsi, ma il lupo l'ha attaccato e Vasquez ha aperto il fuoco. Due colpi. L'hai capito dalle tracce? Sì. Tu guarda. Aspetta, giù, uscia. Una fossa comune della nero. Le segnate sulla mappa le hanno disseminate per tutta la regione. Sì, è questo. Cazzo. Passato di qui. Facciamo il giro. Proprio quello che pensi. Ne ho piene le palle di nascondermi da questi stronzi. Ma hai affrontato uno sciame? Sì, è capitato. Tante non fermarsi mai. Se vuoi entrare nella milizia, concentrati sulla missione. Non siamo qui per combattere i furiosi. Uscire nell'incubo, uccidere i furiosi. L'una prevede l'altra, no?
Dobbiamo allontanarci dalle fosse. Mamma mia. I bastardi escono con il freddo e sentono il tanfo dei cadaveri lontano un miglio. Il nostro piano prevede di trovare le fosse, di sotterrare i corpi e bruciarli insieme a tutto il resto. Sì, beh, tanti auguri. È allucinante come sto gioco riesca a sopportare tutte queste tutti questi nemici nello stesso momento senza laggare. Adesso proseguiamo verso est. Che ne pensi? Lo sta seguendo qualcun altro? Non che io sappia. Beh, allora deve essere morto. Oppure ha un sacco di amici. Le sue tracce sono coperte da segni di moto. Parecchie moto. Ok. Vediamo dove vanno. Hai detto che il freddo richiama i furiosi? Sì, esatto. Freddo, neve, pioggia, cazzo. Sei davvero un esperto di furiosi. Al comando troverai molte persone che vogliono parlare con te. Persone? Ti dirà tutto il colonnello, se sarai ammesso. Sì, certo, lei già è chiaro. Chissà chi è sto colonnello. Non illuderti. Tranquillo, in realtà non me ne frega un cazzo di essere ammesso. Ma lui mi segue, ma... Non dobbiamo andare di qui, dobbiamo seguire le tracce. Ehi, aspetta, hai sentito? Sì, vengono dal campo dei taglialegna. È sulla mappa? Guarda noi come cazzo siamo. Siamo tutti qua, sì, in culo al mondo. E anche Vasquez poteva rintracciarlo. Andiamo. Se Vasquez è lì, come ci muoviamo? Beh, non è solo. Abbiamo visto le tracce. Sì, qual è la pena per i disertori? Morte per impiccagione. Ovvero? Ah, Vasquez non si consegnerà mai senza combattere. Minchia, 20 rottami adesso possiamo raccogliere, vedi? Ora me ne sono accorto. Tanta roba, mamma mia. Vedi il nostro uomo? Sì, è lui. Beh, direi che un controllo sulle vostre reclute non guasterebbe. Sembra quasi che sia di casa. Meglio aspettare. Chiedo rinforzi di aranha. Toglimi le mani di dosso! Oh, questa è una tigre, ragazzi! Chi l'avrebbe detto? Oh, questo è tutto da vedere. Oh, cazzo. Che c'è? Ho un problemino con gli stronzi che torturano donne indifese. Ti ho dato un ordine. Un ordine? Vedi forse una fascia rossa al mio braccio? Ecco, io non prendo ancora ordini da te. Parecchie, ma non dovremmo avere troppi problemi. Il fatto è che abbiamo un silenziatore e se ce li facciamo magari in silenzio siamo... evitare. Chiamino dei rinforzi. Se evitiamo i rinforzi è molto meglio. Visti, grazie. In mezzo agli spugli. Sei nascosto tra gli arbusti. Vabbè, furtività, vai a fare il culo, non ci sono riuscito. Eliminato un altro, lottiamo il mondo. Fatto anche quello, mamma mia, di una precisione ormai è diventata st'arma pazzesca. Attenzione, abbiamo incolato anche l'altro. Oddio, ma ce n'è uno qua. Usano ancora delle armi base però loro, quindi non recuperiamo i colpi. Sì. Questa pistola. Finiti, giusto? Cioè, mamma mia. Credo di sì. Bello. Oddio. Forza, andiamo dal tuo uomo. È buggatissima, sono convulsioni, sono convulsioni. Guarda, si sta liberando, si sta liberando. Mamma mia, posseduta. C'era lui. Minchia. Ma ce l'ha fatta. Ehi, hey, no, fermo, aspetta, sono solo qui per aiutarti. Non mi serve il tuo cazzo d'aiuto. Ok. Ok, allora mi sposto. Stai lontano da me. Calma, aspetta un attimo. Ah, l'ha massacrato. E secondo te me ne frega qualcosa? Ok. Ok.
Restate in posizione, stiamo arrivando. Com'è andata con... Sono stati neutralizzati. Restate in posizione. Passo e chiudo. Andiamo. Forse l'ho lottato. Abbiamo portato le vostre moto per evitarvi altra strada. Puoi andare. Come sono andato? Sono promosso? Promosso? Beh, mi hai osservato tutto il giorno. Ho pensato fosse cosa? Una specie di prova? No, niente di premeditato. Come puoi vedere, le potenziali reclute sono carenti. Già. Ma tu sei promosso. Terzo giorno di fila che mi tocca. Bene. Pronto per il colonnello? Ma sì, certo. Sì, perché no? Abbiamo chiesto colonnello, raga, vi immaginate? Allora, Senjo, dov'eri in servizio prima di questo inferno? Beh, conosci le razioni militari, sai andare in ricognizione, usi tattiche di copertura e avanzamento. Allora, dov'eri arruolato? Marines, esercito? È solo che cerco di parlarne il meno possibile. Nei primi mesi dopo l'epidemia, gli ex militari non riscuotevano troppe simpatie. Io... ero nell'esercito, decima di montagna. Mi sono fatto un giretto dell'Afghanistan. Tu invece? La carriera militare ti lascia un'impronta, un contegno. Non è il caso dei tuoi soldati, ma tu sì. L'ho detto e lo ripeto, hai buon occhio. Ero nell'aeronautica, 10 anni nel SAC. Ma non ci sono basi di lancio in Oregon. Che tu ci creda o no, ero in vacanza e mi è andata di culo. Ricevevo rapporti via satellite da tutto il paese. Credi che qui sia stato l'inferno? Le città a est del Mississippi sono cadute in 2 giorni. Mamma mia. Ok, eccoci qua arrivati. Vediamo chi è sto colonnello. Conosci questa zona? Sì, sono cresciuto in una cittadina a nord di qui. Farewell, ti dice niente? No, ma sembra perfetto per viverci la fine del mondo. Non hai torto. Forse sei già stato qui. Sì, ci sono stato. Qualche estate fa, io e la mia signora, mia moglie, siamo venuti in luna di miele. Hai una foto? Di tua moglie, dico. Si chiamava Carrie. Siamo stati sposati per... comunque, sembra una vita fa. Non oltrepassare. Come l'impressione che sia vietato entrare. Come? No, quel cartello non ci riguarda. Perché non sappiamo leggere? Perché noi non rispettiamo la legge. Parla per te. Dopo di lei. E va bene. Sai, coinvolgermi nelle tue cospirazioni è piuttosto inurbano. Piuttosto cosa? Beh, significa... Ok. Non imparo mai. E stiamo vivendo un ricordo. Molto. Oddio, avresti dovuto vedere la tua faccia. Era buffa, scommetto. Volevo farti una foto, ma non ho il cellulare. Beh, per una volta è una buona notizia. No, andiamo, non ricominciare. No, te lo sei detto da solo. L'hai fatto. Dio mio, il problema, sai qual è il mio dubbio, ragazzi? Ce la farà a mostrargli la foto di Sara sapendo che lui probabilmente la potrebbe conoscere per via dell'anello? Portati una felpina. Divertente. Ma te la saresti cercata perché non dovevi parlare di noi ai tuoi, ricordi? No, dai, dico, l'ho detto secoli fa e sai cosa intendevo. Senti, non ti sto giudicando, è solo che io non l'ho detto a mio padre. Ma perché tuo padre è morto? Sì, c'è questo dettaglio. Il punto è, l'hai detto a qualcuno della banda? Che ti vedi con una tranquilla ragazza di Seattle e non con un'oca del night in cui vi siete murati vivi?
No, aspetta, precisiamo. Primo, non ci siamo murati vivi in un night. Abbiamo l'abbonamento a vita, certo, ma possiamo uscire quando vogliamo. Secondo, se l'ho detto agli altri, non posso negarlo. No, non... davvero? Beh, sì, ma non credere. Secondo loro i tuoi dottorati sono estremamente eccitanti. Sì, ci scommetto. Sai che a quest'ora sono a letto da un pezzo, vero? Ah, lo so. Dai, domani devo alzarmi presto, davvero. Sì? Beh, e come va al lavoro? Insomma, alla fine non mi racconti mai niente. Niente di che. C'è un progetto in ballo e aspettiamo i manager da New York per fare il punto sui progressi. Ma i responsabili hanno allestito un nuovo laboratorio senza neanche darmi le specifiche. Meno male che non volevi parlarne. Scusa, è solo che... No, te l'ho detto, niente. Comunque, grazie di avermi portata via da quei matti. Già, nessun problema. Poi che fresco dicono, raga, con la barba tagliata. È la piantagione di Maria. È questo che volevi farmi vedere? Una cosa? Beh, queste sono piante di marijuana e quello è un sistema di irrigazione, quindi questa è una piantagione. Ah, sì, ma guarda, una piantagione. Ma guarda. Tutta marijuana questa. Attenzione, ci facciamo tre canne qua con Sara, poi ci trombiamo sui cespugli, che dite? Ah, sì, mi hai scoperto. Speravo in un consiglio per aumentare la produzione, sai. Mi sono detto, diamo un senso a quei dottorati. Diavolo, dicono, ma che... Ok, ora ho capito, non siamo ancora arrivati, vero? No, certo che no. Dai, segui il sentiero, manca poco. Però... Hai ragione. Mi dai fiducia, eppure non imparo mai, vero? Già. Oddio. Guarda che luna. È meravigliosa. Non ti fermare. Che cazzo è la luna? Siamo quasi. Oh. Ti sei mai chiesto come sarebbe se la corrente saltasse di colpo ovunque e tutti potessero vedere il mondo proprio così? Cioè, così come? Buio, scuro e deprimente? No, intendo la luna, i fiori, le lucciole. Ah, ho capito, stavi scherzando un'altra volta. Non prendi mai niente sul serio? No, io prendo tutto sul serio. Come no? Davvero? Invece no. Come quando ti ho proposto di portare le mie cose a casa tua e hai fatto finta che scherzassi. No, ti sbagli. Ho fatto finta di non aver sentito, è diverso. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Ma io il cellulare ce l'ho e ti ho fatto una foto, vuoi vedere? Senti, sei una scienziata, possiamo parlarne razionalmente. Ok, prima di tutto io ho detto solo che dovremmo pensare a una convivenza per passare più tempo insieme e far evolvere il rapporto. Che cosa c'è di irrazionale? Io ho uno spazzolino a casa tua. Oh, scusa, hai ragione, non ci pensavo, è un grande impegno. Beh, insomma, sai quanto costa uno spazzolino? Vedi, ci risiamo. Non appena provo a parlare del nostro futuro, cominci a fare battutine. Ok, d'accordo. Dobbiamo parlarne e ti prometto che succederà. Ma puoi resistere ancora un attimo? Voglio solo farti vedere una cosa, ok? Guarda. Dio, questo. Ha un lago... Il posto romantico. Wow, è magnifico. Tu dici? Altro che... Senti, devo chiederti una cosa. Cosa? Oh. Dicono... Vuoi... Voglio... Vorresti... Questo sì? Ma a due condizioni. Sentiamo. La prima è che non faremo un matrimonio da motociclisti in cui giuri di montarmi almeno quanto la tua moto. Beh, non posso promettertelo. Ok, la seconda... È stupendo sto gioco. È che giuri di non lasciarmi mai. Ci sto. Mi hai davvero messo al dito il tuo anello da motociclista. Sai che ti dico? Mi sa che l'ho fatto davvero.
guardalo. È così carino con le sue zannette serrate sulla catena. Niente esprime vero amore come i teschi di cane. E qui cosa c'è scritto? Oh, credevo che sapessi il latino. No, oh, smettila. Dice Morior Invictus. Muoio mai sconfitto. Oh, mi piace. Mi prenderai anche un vero anello, giusto? Non che questo non sia sicuramente bello, perché solo quell'anello è mio e tu non puoi. Giusto, è tuo. Qualcosa di più semplice, senza le zanne. Ricevuto. Oh, cavolo, mi dispiace. Non c'è problema. È il laboratorio, devo rispondere. Okay. Pronto? Sì. No, va bene, arrivo. Ok, ciao. È tutto a posto? Non lo so, ma hanno bisogno di me. Devo tornare. Ma come così, su due piedi? E a quest'ora di notte? Mi dispiace, dobbiamo andare, ma giuro che mi farò perdonare. Ok. Vieni. Ok. È fantastico, raga. Mia moglie si chiamava Beth. No, niente foto. Non gli stiamo dicendo la verità. Perché non possiamo fidarci di uno che ha il suo anello, in effetti. Vediamo se possiamo parlare con questo colonnello e scoprire qualcosa di più. Ma cazzo era la mia moto aperta? Ora mi stavo fottendo la tua, che è una merda. Ed eccoci qua in quest'altra base del colonnello. Prendete queste cazzate sul serio. Il colonnello dice che motivazione e disciplina fanno miracoli. Avanti, datti una mossa! Più di così non ce la faccio! Dai, cammina! E questa è la motivazione? Il colonnello ha creato un campo di lavoro per i riformati. A certi serve un incoraggiamento. Certo. Vieni, seguimi. Sì, signore. Mettiti con gli altri. Buona fortuna, San John. Hanno beccato anche te, eh? Ma... Ah, bene. È bello rivederti. San John, giusto? Il figlio del prete. Taylor, perché continui a tirare fuori questa stronzata del prete? È solo uno scherzo, amico. Com'è andata? Cosa? Sei riuscito a trovare la donna che stavi cercando? No. Dovete consegnare gioielli, orologi e fronzoli vari. Nella borsa, su. Certo, capo. Ma forse è così che ha perso l'anello, allora. Niente effetti personali per le reclute. Qui i furti sono all'ordine del giorno. Forza, molla l'osso. Certo, lo fate per impedire i furti. Tutte stronzate. Attenti! Penso sia lui. Riposo. Gli estranei non sono i benvenuti. Vi trovate qui perché invitati, reclutati dai miei uomini di fiducia. Prima di rispondere, presentatevi sempre con nome e cognome, capito? Tiro avanti, come tutti. Nome. Adkins, Crystal, signore. Quanti uomini hai ucciso? Prima o dopo? Rispondi alla domanda. Fanculo! Tutti abbiamo fatto cose di cui non siamo fieri. Solo per sopravvivere. L'Onnipotente lo sa bene e ci concede il suo perdono. Ma qui... sul volto di questa donna si stagliano i marchi di Satana. I tatuaggi da carcerata mostrano ciò che eri un tempo e che di certo sei ancora.
Sono state proprio le persone come lei a fare in modo che l'ira dell'Onnipotente si scatenasse su tutti noi. Portala al campo. Ma che... Fanculo! Fanculo a tutti! Fanculo! Fanculo! Su, andiamo! Beh, se si va dal cazzo è un bene. Tu invece? Taylor, Wade, no, signore, non sono mai stato in galera e non ho mai ammazzato nessuno. Hai passato molto tempo nell'incubo. Sì, io insomma so sparare. Mio padre mi portava a caccia da ragazzo in un campo vicino a Klamath Falls. E tu che mi dici? Mai usato un'arma? St. John, Deacon, e ho una certa esperienza. Sei un randagio. Fa vedere il braccio. Decima di montagna, Iraq? Afghanistan. Ti sei fatto onore, non mentire, lo scoprirei. Congedato subito con onore. Odiavo la vita militare. Non dire falsa testimonianza. Molto bene. Alza la mano destra. Giuri solennemente di proteggere e sostenere la nuova Costituzione degli Stati Uniti d'America contro tutti i nemici, naturali o sovrannaturali, di essere sempre testimone dei suoi valori e di obbedire agli ordini senza domande? Allora, tu lo giuri? Lo giuro! Riposo! Facciamo due passi. Il capitano Curi non porta più molte reclute di questi tempi. Attenzione. Ha proprio una grande stima di te. Sono stato nell'incubo per mesi. Hai esperienza con i furiosi? Sì, signore, io ne so abbastanza, come tutti, signore. Bene, bene. Entriamo qui. Il dottore deve darti un'occhiata. Il dottore. Il polso è ok. Il battito è buono. Qui hai una brutta ustione. Com'è successo? Ho litigato con una stufa a legna. Una stufa, eh? Chi l'ha fasciata? Io. Non è sta male. Complimenti. Grazie. Curala o perderai il braccio. Ok, amico? Sì, sì, ho capito. Lo voglio per un controllo tra qualche giorno. D'accordo. Allora, Doc? Abile e arruolabile. Lo hará bien. Missioni nell'incubo? No, Doc. Ya tiene novia. È già impegnato. Oh, fammi indovinare. La strega di Wizard Island. Vaya con Dios. Auguri, amico. Su, andiamo. Di norma non tollero le insubordinazioni come chiamare un ufficiale strega, ma posso anche chiudere un occhio per i graduati più eccentrici. Signor, sì. E contemplo le eccezioni, perché ogni superstite ha ancora un ruolo da giocare. Tu credi in Dio, San John? Non ci ho mai pensato troppo, signore. È ora che cominci. L'Onnipotente ha un piano per tutti noi e la mia parte è questo. Mamma mia, ragazzi, il gioco si sta facendo veramente interessante. Cioè, siamo... qua non me la dicono giusta, signora. Queste qui ci sono, c'è qualcosa che non va in questo campo. Questo posto, ho avuto una visione, nulla di paragonabile ai prodigi del Vecchio Testamento, nessun cocchio o arbusto in fiamme, semplicemente mi sono svegliato una mattina prima che sul mondo si abbattesse la piaga di Dio e ho avvertito il richiamo di questo luogo. Crater Lake, Wizard Island. Io lo chiamo l'Ark. Conosci la storia di Noè e del diluvio? Sì, cioè, sì signore, tutti la conoscono, immagino. Chiaro, ma pochi hanno letto la Bibbia o il libro dell'Apocalisse. Forse intende la Genesi. Credo che la storia di Noè sia nel libro della Genesi, signore. Sì, certo. E perché questi qui, tipo... non lo so se è il caso di... non so se sono tutti
veri militari, oppure dunque, fanno i soldatini purtroppo le alla mie truppe cazzo. scarseggiano, con mio sommo dispiacere, ma credo proprio che. Oh, ecco. Prova questo. Dovrebbe andare. Quello è Ah, a un. dire il vero, questo è il regalo di un amico. I vecchi amici. Non ne sono rimasti molti, vero? Purtroppo no. Ok, ragazzo, ma non tenerlo in testa. Sei uno di noi ora. Di norma le nuove reclute iniziano come soldati semplici. Tuttavia, il capitano Curi ha già avuto prova della tua esperienza sul campo. Quindi puoi cominciare dal grado di caporale. Grazie. Congratulazioni, figliolo. Grazie, signore. Già, ora diamoci da fare. Beh, già siamo dei caporali, siamo dei fenomeni. Allora, cosa stavo dicendo? Mi ha accennato dell'arca, signore. Giusto, l'arca. Quella che vedi è solo una minima parte. Dietro di noi si sviluppa una rete di gallerie che conduce fino in alto, alla vetta del cono. Quando avremo finito, le grotte saranno colme di semi, piante, libri e archivi informatici. Il mondo è in pericolo. Ma i nostri progressi in campo medico, scientifico e tecnologico non devono scomparire. No, signore. Ma l'isola è più di una semplice arca, caporale. È un rifugio, una fortezza. Qui al cancello nord stiamo accumulando munizioni in vista delle battaglie con i furiosi. Abbiamo fucili, granate, RPG e mitragliatrici pesanti. Cazzo, è un Possiamo RPG creare se si può proiettili usare, di ogni tanta roba. genere e calibro. Questa è l'area di ingegneria meccanica. Se devi riparare la moto, chiedi all'ufficiale in servizio. E come vedi, per gentile concessione della Guardia Nazionale, ci stiamo dotando di camion e altri veicoli. Dopo aver liberato dalle orde le principali arterie di comunicazione, ricostruiremo strade e ponti. La strategia del taglia e brucia funziona con larve ed erranti, ma è inutile per le autostrade e non ferma le orde, signore. Oh, lo so, caporale. Le orde sono tutta un'altra storia, è vero. Ma noi abbiamo un piano. Piano? Come disse Benjamin Franklin, se fallisci i preparativi, ti stai preparando a fallire. Ma noi non falliremo. Sai che piano avranno Quasi tutti i loro? soldati vivono qui, ai cancelli, pronti a eseguire i miei ordini. Queste tende ospitano centinaia di donne e di uomini, come te, che consacrano la propria vita alla resistenza. Ma per te ho in mente qualcosa di diverso. Un incarico che non richiede solo il talento per le Non è armi o piacevole per farla nei sopravvivere cespugli, sai? nell'incubo. Già. Te la senti? Ragazzi, c'è il colonnello e lei parla di Sì, come pisciare signore, sui sono cespugli. pronto a tutto. Vuoi sapere come faremo a sconfiggere l'orda? Te lo mostro subito. Io direi che un RPG me lo dai, un paio di missili e penso che te la faccio da solo, Nord. Ma vediamo anche la tua idea. Joe! Porca Cazzo! puttana. Merda! Tutto bene, tenente? Oh, colonnello, le chiedo scusa. Troppo acetone in quell'otto. Il tenente Weaver è il nostro ingegnere chimico. Studia nuove Fare tecniche esplodere per roba! fermare il nemico. Scusi, ma sì. Sono Weaver, James. St. John, dicono. Queste stronzate da militari sono tutta scena. Il caporale St. John è con l'unità Curi. Se ti servisse qualcosa dall'incubo, puoi chiedere a lui. Oh, cazzo, sì! Ci sarebbero due cosette. Su cosa lavori? Su un agente gelificante che lega acido naftenico e palmitico. Vuoi produrre del napalm? Sì. Te ne intendi, Ho tirato a indovinare. Scusa l'interruzione. Oh, quando vuole. Colonnello. Ci sono quasi, signore. Manca poco. Perfetto. Ottima notizia. Per Prossima tappa, la strega di Wizard Island. ora è tutto, tenente. Ah,
Cos'è sta strega di Di cui nuovo mi parlano? scuso per i miei ufficiali più Perdonatemi eccentrici. l'episodio un po' lungo, ma c'è tanta roba. Nessun problema. Ci resta un'ultima tappa. Per quanto io creda nel lavoro del tenente Weaver, non hai potuto ancora vedere il nostro asso nella manica. Nostro asso nella mano. Ok, questo che cos'è? Signora, sull'elenco nel modulo di richiesta. Ti sembra per caso morbidente? Cos'è sta ragazza? No, signora. Perché non leggi? Ma ingredienti attivi. raga Cloroformio e poi raga Fuori. merda. Fuori di qui. Ma di che cazzo siamo? Matt, io non posso farcela se devo procurarmi le scorte da sola. Ho risolto io. Tenente Whittaker, questo è il caporale St. John, un nuovo membro dell'unità di Curie. Ha già passato diverso tempo nell'incubo. Leggi qui. Come? Leggi, ho detto. Sei capace di leggere? Ingredienti attivi: cloroformio, alfa-terpineolo, alcol benzilico, aceto di Perfetto, etile. quando inizia? Beh, te lo affido. Buon lavoro, tenente. Lasciaci. Sarà. Sull'attenti, soldato. Sarà io. No. No, tu sei morto. Sei morto. Dovresti essere morto. Sei morto. È tutto ok. Sei morto. Invece sono qui. No, un momento. Non riesco a capire, ti ho cercato. Fossi morta. No, ci hanno attaccati e poi. Porca puttana, raga. L'anello lo non so, ha trovato no, sopravvissuti. Farwell era in casa. Scappato. Dicevano che non c'era speranza. Non immaginavo che dovevo averti perso. Ti avrei rivisto. No, non posso. Ascolta, non posso. Possiamo andarcene da qui. Prendiamo la moto e al diavolo tutti. Forza. Aspetta, no. No, Deacon. Non posso. Costringono a restare. No, tu non capisci. Combattiamo una guerra. Una guerra che possiamo vincere, non vedi? Io non sono qui per combattere. Io posso rendermi utile. Posso fare la differenza, ma non posso venire con te, devo restare qui. Riesci a capirlo? Puoi restare anche tu con me. Aiutami. E una volta finito, faremo come dici, andremo ovunque vorrai tu. Il colonnello ti cerca. Sì, signora. Aspetta. Il modulo di richiesta. Grazie, soldato. Non lo so, raga, me lo aspettavo diverso. Un pochino questo incontro. Boh, non lo so, un po' preso a male, vi giuro, mi aspettavo quella scena di quella commovenza incredibile, però magari lo scopriremo più avanti. Reaprogetto sbloccato, la mistura energizzante. Oh, livrea speciale del ricordo. Ragazzuoli, per questo episodio ci salutiamo qui.
Comunque vedremo Sono Saint John, adesso tenente altre Guido. cose da fare. Rispondi. Io vi saluto per questo episodio. Un salutone da Slega Popranco e ci vediamo nel prossimo episodio con Days Gone. Ciao, belle mie.